conosco già da diversi anni, so che è un ufficiale che sicuramente è coltivato e una rappresentanza militare che comunque ti sarà vicino nel lavoro che andrai a fare. I principi sono sempre gli stessi, partire dalla gestione delle risorse umane, ponendo massima attenzione alla famiglia e poi passare ai problemi del territorio. Sono convinto che farai molto bene, sono convinto che con cui bisogna lavorare e quindi ti faccio tanti affettuosi auguri con un benvenuto altrettanto affettuoso e poi avremo modo di approfondire per quanto riguarda i problemi del comando. Tanti tanti auguri e benvenuto. Bene. Intanto ringraziarlo innanzitutto per la serenità e la tranquillità con cui ci ha fatto lavorare in questi due anni, che ha fatto lavorare me personalmente e tutto il mio personale del comando provinciale di Carabinieri di Salerno. Volevo ringraziare per le belle parole che ha avuto nella mia persona, nei confronti della mia persona, ma soprattutto volevo ringraziarla per le belle parole che ha avuto per il mio equipaggio, quello di cui vi parlavo prima. Questa nave è andata lontano, è andata grazie a questo equipaggio bellissimo che ha lavorato in maniera stupenda, ha raggiunto dei bellissimi risultati ed è grazie a loro che continuerà sicuramente in questa direzione. Ne sono convinto, ne sono sicuro, i ringraziamenti poi sono comunque del passato. Quello che dobbiamo vedere ora è il futuro, la sfida quella che attende loro, ma soprattutto con loro Piermarini in questa nuova avventura. E' a lui che gli do il mio benvenuto a Salerno e soprattutto un augurio di serenità di continuare su questa strada tracciata e soprattutto di essere altrettanto comandante di questo equipaggio come lo sono stato anch'io, con le sue grandissime qualità di uomo, di persona preparata professionalmente e saggia persona che conosco da parecchi anni e quindi sono convinto e sicuro che sarà un bellissimo periodo anche con il colonnello Piermarini. E siccome so già che durante questi passaggi di consegna non ci sono elementi o simboli di passaggio, la bandiera l'abbiamo oramai soltanto come elemento di passaggio nei comandi più alti, volevo lasciare un piccolo simbolo con noi Piermarini. È il simbolo del Comando Regione Carabinieri Campania, che da questo momento in poi sarà il simbolo. Bene, allora mettilo qui. Se riusciamo a metterlo sulla. Che non è facile. Vediamo se riusciamo. Bene, adesso a tutti gli effetti il colonnello Piermarini assume il comando del comando provinciale. Vi ringrazio tutti per la partecipazione, tu stamattina non hai diritto a parlare, almeno ufficialmente, e quindi vi ringrazio tutti ancora una volta per il lavoro che fate, per la vicinanza. Cercate di capire quanto è importante quello che facciamo sul territorio, nell'interesse di tutti. Cercate di capire quanto è importante portare avanti questa scelta di vita con grande impegno e con grande serietà. Grazie a tutti. L'Associazione Nazionale Carabinieri. Posso? In Italia ogni comando provinciale dei Carabinieri è un simbolo, un fortilizio, un emblema, un vessillo a tutela della cittadinanza. Tant'è che si può addirsi la locuzione di Dante Alighieri, in modo simbolico, allegorico, sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per lo soffiare dei venti. Pertanto ogni comandante di caserma, del comando provinciale, è la persona giusta al posto giusto. Noi diamo il benvenuto al neo che si insedia come comandante colonnello Piermarini, che si insedia al timone quale nocchiero.
Di contempo ringraziamo il colonnello Parrulli, che lascia di sé personalità eccezionale, valorosa, percettibile in tutto il vasto territorio della provincia, quale gioviale, di gioviale temperamento, ma inflessibile quando applicare ex cattedra il rigore, la maestosità, la legalità dell'arma carabinieri. Da lui che si è accommiata dopo un biennio, però il suo cursus honorum è altisonante e si accrescerà ancora. Grazie. E io ai nuovi colonnelli. Io non l'ho pagata per dire questo, vero? Nella prospettiva di consolidare i rapporti con la popolazione, il rapporto molto bello con i giornalisti che ho avuto modo di constatare con la vostra presenza in questa sede, che ringrazio, l'arma in congedo sempre vicina, attenta e strumento indispensabile di collaborazione con la nostra rappresentanza militare, e soprattutto annettendo un particolare valore al supporto del nostro personale, alla considerazione dei problemi e delle esigenze del nostro personale, fermamente convinto che sia lo strumento per migliorare, lavorando insieme, la motivazione, la professionalità, e di mantenere e alimentare il rapporto con la popolazione, che in questo periodo in cui mi sono avvicinato a distanza ho avuto modo di apprezzare molto positivo, e ovviamente con tutte le istituzioni con cui l'Arma di Salerno ha consolidato, ha cresciuto i rapporti quotidiani, e con le quali c'è un ottimo scambio, una collaborazione e una fattiva ed efficace collaborazione. Grazie. Lasciare Salerno dopo 2 anni di così intenso proficuo lavoro è commovente, ma devo dire il futuro, quello che mi aspetta, le sfide del domani sono anche molto importanti, per cui guardo in avanti anche con grande voglia di continuare a lavorare anche in altri settori. Che territorio lascia? Ma penso un territorio, ecco, con un tessuto sociale sano. La fortuna è quella di una provincia ben controllata anche dalle forze di polizia, e grazie soprattutto anche a una magistratura che è molto attenta a tutti i fenomeni, quelli che soprattutto in questo momento storico sono quelli più aggressivi nei confronti della società. Coronello, consigli al suo successore? Ma consigli non si danno ai successori, si augura soltanto le migliori fortune e di continuare a lavorare bene così come ha fatto finora.